Sportello Italia. E se non fosse solo spread? Buongiorno da Amerigo Mancini. L'indirizzo di posta elettronica economico chiocciolarai.it, WhatsApp 335 80 97 742. Siamo anche su Facebook e Twitter. Oggi le eresie. Saluto il professor Emiliano Brancaccio. Professore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, di che cosa ci occupiamo oggi? Guardi, oggi vorrei sapere che fine ha fatto quella vecchia passione un po' quaresimale verso l'austerity, verso la politica dei sacrifici. Una passione che sembra svanita nel nulla, perché l'austerity è talmente uscita dai radar della politica che qualcuno si è addirittura messo a evocare una vecchia frase del liberista per eccellenza, Milton Friedman, che nel 1965 dichiarò: ormai siamo diventati tutti keynesiani. Ecco, per la verità la frase completa di Friedman sarebbe un po' diversa, però al di là di queste sottigliezze, la domanda che pongo è questa: ma siamo sicuri che dopo la pandemia siamo davvero diventati tutti keynesiani? Cioè, siamo sicuri che tutti insieme appassionatamente siamo diventati sostenitori delle politiche keynesiane di spesa pubblica, più in generale dell'intervento pubblico nell'economia? Ricordiamo che 85 anni fa, esattamente a febbraio, usciva la famosa teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta di John Maynard Keynes. E in occasione di questa celebrazione io però non sono molto sicuro di questa generale conversione di tutti noi al keynesismo. Non sono sicuro. Però lei immagino che sia un po' più keynesiano che friedmaniano. Keynes è stato un gigante Friedman aveva tutti i torti nei confronti di Keynes, però se dobbiamo dire se siamo diventati tutti keynesiani non sono convinto, perché in primo luogo c'è un indizio contrario di tipo tecnico. I modelli di previsione economica che vengono usati dalle grandi istituzioni, dalle banche centrali, dai governi, questi modelli non sono cambiati, sono quasi sempre gli stessi strumenti di previsione che in sostanza si basano su una logica anti-keynesiana, cioè ottimista sugli effetti dell'austerity e pessimista sugli effetti delle politiche espansive. Questi modelli anti-keynesiani sono stati causa di errori di previsione pazzeschi sull'andamento del PIL, dell'occupazione, ma stanno sempre lì. Questo significa che nelle istituzioni, nei ministeri che contano, la teoria keynesiana ancora non riesce a fare breccia, è considerata ancora eretica. Però insomma, un certo aumento dell'intervento dello Stato c'è stato. Abbiamo fatto maggior debito. Sì. E infatti il punto è questo. Ecco. È vero che c'è stato un aumento di spesa pubblica in deficit, ma questo aumento però, se guardiamo bene, non va verso gli investimenti pubblici ed è pure molto diversificato, perché attenzione, negli Stati Uniti il deficit pubblico ha raggiunto il 18% del PIL, certo, ma in Europa finora è mediamente rimasto solo intorno al 6%, che è del tutto insufficiente. Ma poi più in generale, guardi, l'aumento del deficit statale non è necessariamente una politica keynesiana, può anche essere l'effetto tipico di una politica economica di guerra. Non dimentichiamo che la metafora della guerra l'ha usata proprio Draghi in un articolo sul Financial Times, dove ci ha ricordato che durante la Prima Guerra Mondiale le grandi spese militari furono finanziate con deficit pubblici enormi e Keynes all'epoca era un giovanotto semisconosciuto, non c'entrava nulla. Ecco, io penso che oggi stiamo affrontando la pandemia non in un'ottica keynesiana, ma in un'ottica di economia di guerra. E la differenza è importante. Mi scusi, ricordiamo tra l'altro che quello che aumentò molto il debito pubblico negli Stati Uniti, proprio, l'obiettivo era quello, come dire, di far implodere l'Unione Sovietica sul fronte delle spese per la difesa, fu Ronald Reagan. Esatto. Comunque, la differenza tra economia di guerra ed economia keynesiana è importante, perché l'economia di guerra è uno stato di eccezione, dura giusto il tempo che serve, termina quando la guerra termina e rischia poi di essere subito rimpiazzata dalla solita disastrosa politica di austerity. L'economia keynesiana è stata una cosa molto diversa. In ultima istanza, l'economia keynesiana è stata un tentativo di sintesi dialettica, diciamo pure di compromesso, tra due grandi sistemi che erano in aperta competizione tra loro. Cioè, da un lato c'era il capitalismo
e dall'altro c'era il socialismo che lo pungolava e lo minacciava. Oggi quella competizione non c'è, oggi il capitalismo sembra l'unico orizzonte, non si avverte un vero pungolo socialista e quindi se non c'è competizione non si capisce perché mai dovrebbe affiorare una sintesi, cioè un compromesso keynesiano. Insomma, potremmo dire che oggi non possiamo essere tutti keynesiani dal momento che nessuno è davvero socialista. Bene, grazie, ci risentiamo la settimana prossima.